Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Buongiorno cari fratelli e sorelle, in questa solennità dell'Epifania del Signore Gesù Cristo, la manifestazione della divinità del nostro Signore. Come sentiremo nel Vangelo, nella meditazione, la manifestazione c'è, si manifesta a tutti, anche ai cattivi, il Signore, però il problema è nostro, come lo accogliamo, se siamo in grado di avere un cuore accogliente che capisca i segni che Dio ci manda. Ecco, noi abbiamo certe difficoltà perché siamo dei poveri peccatori e allora cerchiamo di essere preparati sempre, riconoscendo appunto che siamo dei peccatori e chiedendo per i nostri peccati perdono al Signore anche per celebrare pienamente i santi misteri. Confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio, Uncetto Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti diranno la Sama, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Oh Dio, affida il tuo diritto al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrano a lui, lo servono tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 nel cammino della vita. Alleluia, 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 secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. A udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e l'invio a Betlemme, dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito i re si partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. La tradizione vuole che in questo giorno, letto il Vangelo, si legga l'annuncio del giorno di Pasqua. Ovviamente i nostri mezzi oggi conosciamo bene il giorno di Pasqua, gli altri giorni, i calendari e via dicendo, però è una tradizione con un profondo senso anche liturgico e leggo dunque questo annuncio. Fratelli e sorelle carissimi, la gioia del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza, centro di tutto l'anno liturgico e anche della nostra fede, è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che terminerà nella domenica di Pasqua, il 31 marzo quest'anno. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio, l'ascensione del Signore il 12 maggio, la Pentecoste il 19 maggio, la prima domenica di Avvento il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è, che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo brano secondo Matteo, capitolo 2, abbiamo tre tipologie di figure, tre gruppi, se vogliamo, di personaggi. Gesù, Maria e Giuseppe da una parte, che poi verso di loro si focalizza tutto, ma noi ci occuperemo degli altri due in questa circostanza. C'è poi il gruppo che riguarda i re magi, i tre, che la tradizione ci dà anche i nomi, anche se poi non si sapeva neanche da dove venissero, si conosceva poco su di loro. E poi c'è il re Erode. Il re Erode, e qui è bello notare come il Vangelo scrive, con tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. Dovevano essere molto disperati questi tre. Ecco dunque questi tre gruppi, dicevo, che ci interesseranno gli ultimi due, perché Epifania vuol dire manifestazione. La manifestazione della divinità di questo bambino è stata per tutti. Dio non ha messo da parte quelli che sapeva che sono cattivi e dice no, voi non dovete sapere niente. No, Dio manifesta la divinità del suo figlio anche a questi personaggi che sappiamo molto bene poi che cosa hanno combinato Erode soprattutto. E dunque dal punto di vista di Dio la rivelazione è per tutti. Il problema come sempre è nostro, come viene accolta la rivelazione. E qui è il problema di questi personaggi, di questi personaggi. Da una parte i re magi si lasciano coinvolgere, portare, guidare dalla stella, da un segno, da un segnale,
loro erano pagani, non conoscevano niente della Bibbia, della loro Bibbia, che sarebbe una parte buona del nostro Antico Testamento. Non conoscevano niente, erano dei pagani. E loro vanno dietro a dei segni che loro conoscevano. E poi, per chiedere dei dettagli, per avere dei particolari sull'evento, dove vanno? Al centro religioso del tempio, un po' come andare a Roma oggi, capitale della cristianità, se vogliamo chiamarla così. Gerusalemme era la capitale religiosa, la capitale, centro religioso del popolo eletto. Allora vanno lì, si informano e così arrivano a conoscenza anche gli altri di questo evento della nascita di questo bambino. Notate che i re magi arrivano da lontano, non si sa da dove, ma arrivano da lontano, dall'Oriente. L'Oriente nella Bibbia significa il sorgere della luce. La luce, l'Oriente, è questo senso nella Bibbia. Vengono, dunque si muovono verso la meta, verso la loro destinazione, che è questo bambino, questo evento che loro vogliono incontrare, e si muovono, lasciano perdere la loro comodità, lasciano tutto a casa, prendono alcune cose e si muovono. La Bibbia è tutto un movimento, noi siamo in movimento, un movimento verso di fede, di crescita, verso il regno dei cieli. Dall'altra parte ci sono questi personaggi intorno al re Erode che restano turbati, dice il Vangelo, sentendo che c'è qualcosa che potrebbe in qualche modo minacciare i loro vantaggi, i loro comodi, i loro fatti, quello che facevano, quello che avevano in mano, quello che possedevano, incarichi vari, cose di questo genere. Allora, loro non si muovono. E a differenza dei re magi che vengono da lontano, questi non si muovono benché l'evento è successo nella porta accanto. Cioè, saranno pochi chilometri da Gerusalemme fino a Betlemme. Ora non mi ricordo bene, non sono stato in Terra Santa, ma se mi viene bene in mente saranno veramente, perché comunque erano nella stessa regione, ma mi ricordo qualcosa della mappa, che è una distanza relativamente breve. Dunque, questi non si muovono, non si disturbano, no, non stanno lì, anzi, dicono ai magi, andate, vedete, tornate, diteci, per andare anche noi ad adorarlo, questo bambino speciale. E qui già cominciamo a capire qualcosa. Questa non è un'accoglienza, questo è un agire secondo i propri interessi, perché poi sappiamo esattamente cosa c'era dentro. Ma poi c'è anche da notare un'altra cosa. Erode, riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero così, 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 perché così scrive il profeta. Dunque, tirano fuori la Bibbia, probabilmente con 2 metri di polvere sopra, perché fino a quel punto non hanno letto, anche se erano scribi e sacerdoti, perché leggere la Bibbia non serve molto. Allora si sono svegliati con questi pagani. Attento, perché lì deve essere scritto qualcosa, vedi un po' cosa è scritto, per capire un po' dove doveva nascere questo bambino. C'è un dormire alla grande di fronte agli eventi che succedevano intorno a loro, in casa loro. Possiamo immaginare, Dunque, cari fratelli e sorelle, la domanda è questa: noi, attenzione, perché qui parliamo di religiosi, non di gente pagana come i magi, religiosi, scribi, farisei, capi del tempio,
Noi che conosciamo, che abbiamo in mano, nelle mani la Bibbia, la parola di Dio, conosciamo la rivelazione, tante cose, noi cristiani, come accogliamo questi segni, queste cose che il Signore ci manda, ci rivela in continuazione? O restiamo fermi nei nostri interessi, nelle nostre cose di questo mondo, e quindi purtroppo, devo dire, non posso non dirlo, con vergogna ovviamente, che pure noi sacerdoti non è che siamo, anzi forse noi siamo quelli che siamo il pessimo esempio in questa categoria, perché la nostra missione a volte richiede dei sacrifici. Eh sì, buonanotte, qualcuno cerca solo i comodi e non va bene, non va bene, purtroppo. Ho sentito anche in questi giorni, sì, è vero, Natale è pieno di celebrazioni, beh, pazienza, bisogna fare. No, no, qualcuno ha fatto semplicemente i suoi comodi in questo periodo e non si può fare così. E dunque dobbiamo riflettere molto bene, perché noi facciamo così, la rivelazione, il Signore arriva accanto a noi e non ci rendiamo conto. Noi dormiamo nei nostri comodi, nelle nostre cose, nelle nostre faccende, il Signore passa e non ci rendiamo conto nemmeno. E il peggio del peggio è che poi noi preti magari qualche volta portiamo dietro noi anche di gregge, e per questo siamo non doppiamente colpevoli, molto di più. Dunque, ecco, dico tutte queste cose appunto per essere di aiuto, non per spaventare nessuno, per essere di aiuto e cercare ciascuno di noi ad essere accoglienti, attenti e disponibili a portare, a andare a cercare il Signore, i suoi segnali, le sue rivelazioni, per immergerci. Questo hanno fatto i re magi. Si sono immersi nel mistero, non hanno indagato niente, indagano questi Erode con la sua corte, questi indagano, mentre i re magi non indagano niente, loro vanno, cercano, arrivano, trovano, mettono a disposizione dei regali e poi sono anche attenti al nuovo messaggio di non andare più da Erode, ascoltano, fanno quello che viene loro detto. Dunque, ecco dei cuori disponibili, attenti alla voce di Dio, pagani ma attenti. Il Signore vuole da noi cuori accoglienti, non perfetti, nessuno è perfetto fuori del Signore, ma accoglienti, attenti, preoccupati, perché il nostro cammino segua i segni che li abbiamo qua nel libro, che Dio ci ha lasciato, Dio ci manda. Tutte le volte che abbiamo bisogno, rimane a noi, siamo noi quelli che dobbiamo seguire questi segni per arrivare sulla via giusta al Regno dei Cieli. Credo in un solo Dio. Credo la Chiesa.
Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il dono della fede si vive nella riconoscenza della preghiera. La festa dell'Epifania ci invita a incontrare Cristo, luce del mondo, e a sentirci missionari tra la gente. Preghiamo insieme, diciamo, rendi missionaria la tua Chiesa, Signore. Perché la Chiesa, che ha la missione di aiutare gli uomini a incontrare Cristo, abbia sempre il coraggio nell'annunciare al mondo d'oggi, preghiamo. Rendi missionaria la tua Chiesa, Signore. Perché i popoli cristiani si impegnano a rimuovere lo ostacolo che impedisce una buona testimonianza di fede, preghiamo. Rendi missionaria la tua Chiesa, Signore. Perché i paesi più ricchi sembrano il dovere di aiutare quelli più poveri a uscire dalla miseria e dall'emarginazione, preghiamo. Rendi missionaria la tua Chiesa, Signore. Perché noi che celebriamo questa festa comprendiamo che il Cristo desidera essere conosciuto da tutti, anche da coloro che sono in attesa di dare un senso alla loro vita, preghiamo. Rendi missionaria la tua Chiesa, Signore. Padre Santo, che hai chiamato tutti gli uomini a partecipare alla medesima eredità, fa che tutta l'umanità si metta in cammino per incontrare tuo Figlio, aiutandoci a sentirci fratelli in Gesù e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
sangue del Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Grazie.
invitati alla cena dell'agnello. Preghiamo. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi per Cristo nostro Signore. Il nostro prossimo incontro, la nostra prossima celebrazione sarà l'11 di febbraio, il giorno della Madonna di Lourdes. Domenica, ovviamente, e poi la seconda cosa, per ossequiare il Signore Gesù Bambino, potete venire qui davanti, io il tempo stringe, devo partire, e poi il bacio non se ne parla neanche, si fa a distanza ovviamente, e concludiamo con la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa, e fonda su di voi la sua benedizione, e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i vostri fratelli. Amen.
Come i santi magi guidati dalla stella alterna del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo Signore luce da luce. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore venuto in mezzo a noi con le nostre opere. Andiamo in pace. Buona festa, buona domenica, buon mese di Natale. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.